Io 20. 20 anni, e cosa studio? Cosa studio? Si fa presto a dire. Come si chiama? Talmente stupida la scuola, no? La conoscono tutti, Manzoni, chi è che conosce il Manzoni? Uno diceva il Manzoni, ma dove vai niente? Cos'è, scusate? È un'università, una scuola privata, tipo 5 anni in uno, tipo essere. Preciso, la scuola pigliano quadrini e stoppe proprio, niente. Da quant'è che stai lì? Ma cosa fai, il bidello? Cosa fa? Cioè, te, fai lo studente? Sì, sì, no, io studio lì. Un pare, ma studio. No, oddio, studio, paroloni, però insomma, siamo lì. Sei te che paghi, loro pagano te, non ho... No, purtroppo è... Cioè, a te per lì la gente paga un biglietto per venire a vedere. Ah, da quanti anni è che stai lì? No, io 2 anni. Che classe fa? Cioè, cosa fai? Quest'anno finisco, se Dio vuole, sarebbe anche l'ora, non ho capito. Dai, a 50 anni, se no, se sei... E prendi il diploma? Come prendi? Che? Allora, te fai il Manzoni, no? A scuola. Prendi la licenza? Di dirigente di umanità. Non mi ha sentito? Non mi ha sentito di... La mia orfa mia, d'altra parte ce la veglia, anche io. Cioè, alla fine andrei a dirigere una comunità. Cioè, mantenendo oltre, davvero, mantenendo. Io senza parole, guarda. Che comunità? Ma che me ne sappia io? Questa scuola, scusa. Ma perché mi ha detto mia mamma, oh, qualcosa devi fare? Ma quante volte sei bocciato? No, io sono bocciato, no, lì mai, sono bocciato un par d'anni a Montalcino, famoso, no? Poi sei andato lì. Poi sono andato lì e... Se Dio vuole, quest'anno sarai... Dirigente di comunità, forse. Forse, chissà. Bisogna vedere. I quadrini le pigliano, però non ti fanno mia pasta. Tutto più danno un calcio nel culo, ma si sa, Comunque, in ogni caso ci entrerai, da dirigente o da utente. Spiego, no, più facile. Piglia questo applauso, guarda, ma guarda. Nel tempo l'abbiamo fatto ovunque, cioè sagre, feste dell'unità, siamo fatte tutte. Mi ricordo una festa dell'unità a Siena, a ingresso gratuito, dove ci fu 5.000 persone. Monsignolo, Serre di Rapolano, Lucca, Pisa, in piazza sono stati fatti campi di calcio, bello spettacolo del Giardino Scotto, molto bello, è stato il 2007. Massarella, mi ricordo, c'è un posto dove c'era la sagra della zuppa. Ora invece è uno spettacolo vero, andiamo con un furgone, ci sono 7x7, 8 persone come tecnici, abbiamo memorie luci, scenografie, un service esterno che viene. È uno spettacolo che se vai in un teatro, come è successo a Milano, a Roma, a Bologna, riceve complimenti. È uno spettacolo atipico, ovviamente, perché non ha scalette, può succedere di tutto. Magari chi non lo conosce viene lì e dice inizialmente dice dove sono finito. Lo spettacolo di Io Doppio prende sempre più piede e così, dopo 10 anni, continua a macinare repliche e repliche ormai in tutta Italia. Intanto la carriera di Paolo e quella del Nido proseguono su due strade parallele. Così l'associazione inizia a farsi un nome anche tra gli addetti ai lavori. Qual è il tuo doppiaggio preferito? I Teletubbies. Che scurreggiano? No, i Teletubbies, sì, che fanno... Ah no, ho capito che ti piace stava a scazzola. Puppa me la fava. Esatto, quello mi piace tanto, lo so che... C'era uno che stava tipo su un moletto, su un molo, che era su un fiume. Ah, Baiocchi. Baiocchi. Allora, ci sei? Mio grande amico lì, l'abbiamo fatto pensare tante cose insieme, proprio da bla bla bla, dal 2005 che ci conosciamo, quindi non poteva mancare a questo appuntamento. Lillo, allora, che ne pensi del Nido del Cuculo, il tuo doppiaggio preferito? Cotone.
Lillo. Dicevo, siamo amici, sì. No? Allora, che ne pensi? Il Nido e il Cuculo è il tuo doppiaggio preferito per il documentario? No, dai, oh. No, scusa, dicevo, scusa un attimo. Ti ricordi il Nido, no? Te ne parlai tanti anni. Il Nido e il Cuculo. Allora, cosa ne pensi e qual è il tuo doppiaggio? Cioè, la scena ti ha colpito? Oh, bello, scusa, volevo.